Pronta? Morgan? Ah! Brava, tata! Pronta? Sotto! 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 Dietro! Dietro! Back! Back! I trucchi. E Micio? Micio, vieni qua. Vieni. Brava, tata. Pronta, prontissima. Prontissima. Pronta, prontissima. Grisù! Non ti guarda nessuno che è Grisù? Grisù. Miro. Ciao, Vladimiro. Bravo, tato. Bravo. Comunemente noti con il nome di pipistrelli, sono gli unici mammiferi alati e capaci di volare. Contano oltre 900 specie, con vario regime alimentare. Localizzano prede per mezzo di un sistema ecolocalizzatore ad ultrasuoni. Vanno in stato di letargo quando gli insetti sono assenti. Riducono al minimo la temperatura corporea e quindi il dispendio energetico. Non si attaccano ai capelli, non aggrediscono, riconoscono perfettamente chi si prende cura di loro, soprattutto i cuccioli che cadono dai rifugi e vengono portati ai CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici, e curati con amore dai volontari esperti. Quelli che vediamo oggi sono animaletti feriti, curati da volontaria CRAS Antonella e istruttrice cinofila Enci, ed amante fin da bambina dei chirotteri, abbastanza esperta da poterli curare e farli crescere, portarli al volo e liberarli. Questo per sensibilizzare le persone a non fare del male a questi fantastici animaletti utilissimi. Ci liberano dalle zanzare che ormai ci hanno invasi. Da quando in qua si è mai visto il meteo zanzare? Con i pesticidi e l'inquinamento non ci sono più pipistrelli e i risultati si vedono. In particolare questi due piccoletti sono pipistrello di Savi, femmina, e pipistrellus pipistrellus o pipistrello nano. Pipistrello di Savi
trovato con ala spezzata, curato e dopo il letargo sarà rimesso in libertà. Si nutre di piccoli insetti che cattura solo in volo, cacciando tutta la notte, con voli relativamente lenti, rettilineo, intervallato da brevi planate, è abbastanza sedentario. Il pipistrello nano, maschio, ha una spiccata tendenza a vivere negli insediamenti umani, ha spiccata tendenze gregarie e le colonie possono raggiungere i 100.000 individui, fondamentalmente sedentari. Il volo è rapido e agile, spesso con picchiate e percorsi circolari o ellittici. Caccia piccoli insetti in volo, ma può anche catturare prede direttamente dal substrato. Questo è il pipistrello Hai spipistrellus. attaccato il panno? Sì, ma lui adesso mi viene in mano. Quindi va lasciati con dei panni? Sì, questo è il pipistrello spipistrellus. Questo era in bocca a un gatto, era massacrato quando me l'hanno portato. Quindi ci va la luce così lo vediamo meglio. Ciao pipistrellus pipistrellus. Ciao È Tato. piccolissimo. Piccolissimo, ma quando apre le ali non è poi così tanto piccolo. Adesso lo scaldo perché ha abbassato la temperatura corporea. Senti Ecco, così sì. come, vedi come vibra? Lo riesci a vedere? Sì. È senso di benessere. Poi vedi che è inquartato. È un ciccione. E È un quindi questi sarebbero cicciotto. già adulti. Sono dei giovani, non sono ancora Ah, adulti. ok. E gli adulti lo vedi Sono quando... qui perché feriti. Erano Perché feriti. erano feriti, però non li posso ancora liberare, li libero l'anno prossimo. Adesso li mando in letargo e poi l'anno prossimo li libero. Li porto dove ci sono le colonie. Quindi Proviamo. questi non si accoppierebbero mai, essendo I due due razze no, due razze diverse. diverse no, questi no. Non è come il mulo e il cavallo, No. Mangia la sua bella camolina. È no? È più grosso di lui. E più grossa di lui, sì. la mangia tutta, Ha eh? iniziato, ho iniziato a dargliene dei pezzettini piccolissimi perché lui mangiava le camole del miele quando me l'hanno portato. E allora ho dovuto riuscire a fargli mangiare queste perché le camole del miele poi gli fanno Purtroppo male. sono vive. Purtroppo sono vive, ma d'altronde È così la natura. è così. Almeno si spera di riuscire a creare nuove colonie, no? Più pipistrelli salvi e più hai speranza che si formino nuove colonie. Quindi tu sei amante di tutti gli animali, Di credo. tutti gli animali, tranne degli insetti. Tranne che degli Gli insetti, insetti. vabbè. E la tua specializzazione sono i cani I e adesso cani anche i pipistrelli. e anche i pipistrelli perché li maneggio da quando avevo 20 anni. Quindi... Mio cugino è ricercatore e andavamo ben Come a mai questa? bordo. Ah, perché hai iniziato con tuo cugino, che era No, quello no, che no, ho sempre insegna? avuto, anche da piccolissima. Perché mangiavano le Ah, è zanzare, che io giusto. detesto. Adesso aspetta che ci metto, vado a prenderci l'acqua calda. Quindi tu in casa attualmente hai due pipistrelli, un cane e un gatto. Sì. E ovviamente il cane e il gatto non gli fanno niente i pipistrelli, Assolutamente nemmeno il niente, gatto. vediamo, nemmeno il gatto. Morganina, Grisù, vieni a vedere. Grisù, vieni Tato. Guarda che c'è il pipistrellino, vieni Notate là. che chiama il gatto, chiama il cane con i nomi e Ciao. vengono. Vieni Grisù. Guarda che c'è, è Nanetto. Morganina, vieni Tata. Vieni. Grisù, è Nanetto. Nanetto, non ti piace Nanetto? Ti fa schifo Nanetto. Vieni Tata, vieni. Porta la porta. Porta. Ovviamente è addestratrice, quindi Mamma. Brava. agli animali Guarda il addestrati. nanetto. Hai visto il nanetto? Beh, quando c'è l'amore per gli animali e la conoscenza soprattutto, questi sono i risultati. Pensi di tenerli ancora per molto qua, con te, questi due? Allora, adesso, perché di solito si accoppiano in settembre, però lui è ancora un giovane, non è ancora pronto, perché quando si accoppiano, che vanno in estro, vedi che si gonfia sotto il maschio. E invece questo non è ancora gonfio, quindi è ancora un giovane. L'anno prossimo, adesso lo mando in letargo, e poi l'anno prossimo li libero. Quindi primavera, eh? Sì. Capito.
Marzo-aprile. E idem, cioè insieme li Però liberi. sì, le porto dove ci sono altre colonie e le libero insieme agli E altri. poi rimani senza? Tanto poi in giugno me ne arrivano con una valanga perché sono tutti i cuccioli che arrivano, che cadono giù dai nidi. Loro partoriscono giugno-luglio e ne arrivano a bizzeffe. Boh, Quelli che speriamo. succhiano il sangue Quelli che non sono qua, non sono non qua, sono qua. quindi possono stare Se tutti tranquilli che tranquilli. non succhiano il sangue, non aggredisco. Cioè, Non hai sono visto, li ho presi vampiri, in non si... mano e e sono pipistrelli adulti. soprattutto non si trasformano in persone No, non si succhiate. trasformano in Dracula. Non si Perfetto. trasformano. Va bene, ti Quindi ringrazio. speriamo di divulgare questa cosa, almeno le persone sanno che non sono innocui. Me li sono messe sui capelli, non si attaccano ai capelli. Devo stare attenta che non cadesse giù. Infatti. Bene, ti possiamo venire a trovare ancora magari quando sono un po' più Certamente. pimpanti, svegli magari. Certamente, anche quando mi porteranno gli altri cuccioli, perché purtroppo ne volano giù tanti dai rifugi. Puoi suggerire a chi ti guarda di curarli se li trovano? La prima cosa da fare è contattare un CRAS, un centro di recupero animali selvatici, e poi comunque, prima di tutto cercare di rimetterli nel loro rifugio. Se non si trova il rifugio, si contatta il CRAS. Va bene, o Antonella che sei tu. O Antonella che sono io. Va E bene. posso dare la mail? No, la mail. Sì, se vuoi dare le Se hanno bisogno, mail. Certo. la mia mail è morgan.ca 62 chiocciola@gmail.com. Comunque la scriviamo Comunque poi la perché scriviamo ha perché un nome, Caia, ha un che è nome il nome del mio strano. gatto di prima. Di Ah, di prima, perché prima, questo questo è si... Grisù. Questo è Grisù. Esatto, E perfetto. E questo è Morgan. questa è Morgan, il mio border collie tricolore, fantastica. Che secondo me ha vinto anche delle gare, o sbaglio? Sì, ha vinto delle gare perché noi facciamo Tu sei disc modesto, non le vuoi dire dog. le No. cose. Facciamo disc dog e le gare che abbiamo fatto le abbiamo vinte. Bene, grazie Antonella. Prego. Ciao. Ciao.